Amici, buongiorno, ben svegliati, una nuova giornata da iniziare insieme in Pole Position, oggi parlando del mondo del packaging soprattutto per il settore alimentare. Quindi entrano in gioco dinamiche legate alla qualità, all'ambiente, all'ecologicità anche dei materiali. E ne parliamo con Carton Specialist, un'azienda di Settimo Milanese, con Filippo Rossi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Benvenuto, responsabile commerciale appunto di Carton. Grazie. Specialist. Vediamo subito un flash sulla storia che, se non sbaglio, nasce nel 2001. Sì, noi ci siamo costituiti come società nel 2001, io un collega, avevamo un'idea di produrre del packaging a basso impatto ambientale, abbiamo costituito questa società e da 15 anni che siamo sul mercato. Certo, tutto partiva appunto da una conoscenza comunque di questo settore, da un know-how di questo settore. Fate contenitori per alimenti, contenitori biodegradabili soprattutto. E compostabili. E riciclabili. Spieghiamo un po' le differenze tra questi contenitori. Diciamo, i contenitori sono dei contenitori che vanno dal freezer al frigo, al forno a microonde, al forno tradizionale. Una volta utilizzati possono essere, essendo compostabili, buttati nel sacco dell'umido insieme ai rifiuti organici, oppure nel sacco della carta, se opportunamente ripuliti da residui di cibo, per essere poi riciclati come carta. Come carta. Ecco, è un monoprodotto sostanzialmente, al di là delle dimensioni dei pezzi, o comunque avete una gamma di prodotti? No, abbiamo una gamma abbastanza ampia di misure che ovviamente soddisfano il mercato. I vostri clienti chi sono normalmente? Guardi, il settore è principalmente professionale, quindi industrie, gastronomie, quindi dalla grande azienda alla piccola gastronomia sotto casa, piuttosto anche che il consumatore finale. Quindi può essere l'horeca normalmente, tipicamente. Ristorazione collettiva. Ecco, questa caratteristica appunto è molto importante, di passare dal frigo, dal freezer addirittura, sì, fino al forno o al microonde. Sì, perché vanno da meno 40 gradi più 215 gradi centigradi. Senza quindi essere alterati e soprattutto senza alterare il sapore dei cibi, molto importante. Assolutamente, e ovviamente garantiscono anche non contaminazioni da parte del contenitore nei confronti dell'alimento. Nota importante che i nostri amici a casa già sono lì con le antenne dritte è il rispetto, il green di questa azienda. Certo. Perché tutti quanti, quando pensiamo alla carta al cartone, tipicamente pensiamo all'abbattimento, alla deforestazione. Spezziamo una lancia in questo senso. Sicuramente, diciamo che noi ci approvvigioniamo da foreste situate nella penisola scandinava, dove ogni albero che viene tagliato per ottenere la materia prima vengono ripiantumate quattro alberi, in modo tale che il patrimonio forestale, nonostante il taglio di alberi sia in continuo aumento, rimanga sempre addirittura non costante, ma addirittura in aumento, quindi non c'è deforestazione. Questa è una nota, al di là di essere un argomento nazionale popolare, una nota che interessa anche ai vostri clienti, che spingete commercialmente, che assolutamente viene richiesta? Ecco. Assolutamente, perché i nostri clienti ci chiedono non solo le caratteristiche del prodotto, ma anche tutto quello che sta a monte del prodotto, perché non avrebbe senso vendere un prodotto con queste caratteristiche di basso impatto ambientale e poi, per ottenerlo, magari andare a impattare negativamente l'ambiente. Quali sono i vantaggi rispetto agli altri contenitori classici, quindi magari l'alluminio o altri materiali? Sicuramente il fatto della, come abbiamo detto poc'anzi, del basso impatto ambientale, e poi sicuramente il fatto di poter essere utilizzato nel freezer o nel frigo, nel forno a microonde, nel forno tradizionale, perché ad esempio l'alluminio normalmente non è utilizzabile nel forno a microonde e la plastica normalmente non è utilizzabile nel forno tradizionale. Certo, e forse neanche nel microonde, perché a un certo livello potrebbe... Dipende dal tipo di plastica. Certo, quindi è più flessibile. Assolutamente, diciamo, assolutamente. Nel suo uso, e tra l'altro sta iniziando a prendere campo anche nel privato, nel consumo privato. Sì, diciamo che è presente in alcune catene medio-piccole della distribuzione organizzata, e quindi è possibile per il consumatore finale, a fianco all'atere delle vaschette tradizionali di alluminio, trovare anche i nostri contenitori a nostro marchio, a marchio di nostri clienti. I vostri clienti. Si può dire, insomma, che Carton Specialist è una delle aziende leader in Italia, sicuramente. Diciamo che siamo un'azienda ormai riconosciuta nel settore come azienda che produce un packaging rispettoso dell'ambiente. Questo di qualità, sì. Ecco. Assolutamente. Di qualità e italiano, cosa importante. Questo è Carton Specialist, Filippo Rossi, grazie per essere stato con noi stamattina. Grazie a voi dell'ospitalità. E noi ci rivediamo domani mattina, sempre alle 7, sul canale 150 del Digitale Terrestre Nazionale, per ritrovarci per iniziare una nuova giornata in Pole Position.